stato di salvo nella stagione. Io comprendo che il commissario è venuto a fare politica, sì, mandato dal Presidente del Consiglio Renzi ad espropriare il nostro territorio, ma Stasi probabilmente si deve chiedere che cosa è stato fatto in 20 anni su Bagnoli da parte dei governi, delle regioni, di una politica che ha messo le mani in modo affaristico. Noi abbiamo cominciato a lavorare con le mani pulite per rilanciare Bagnoli, toglierlo dall'immobilismo e dalla speculazione, e mentre stavamo ripartendo è arrivata Anastasi, è arrivato un commissariamento in violazione di Costituzione. Vorrei ricordare a Anastasi, che probabilmente è un po' distratto o prende ordini dall'alto, che il Presidente del Consiglio, il suo Presidente del Consiglio, il 14 agosto del 2014 ha firmato un protocollo che ha completamente disatteso, dove doveva far ripartire immediatamente le bonifiche, far ripartire Bagnoli, e non l'ha fatto. La verità è questa, diciamocela per tutto, che è politica. Loro hanno cercato di commissariare Napoli, hanno cercato di farci fuori in più modi in questi anni, politicamente e istituzionalmente, come poi hanno cercato di fare in altre parti del paese. Non ci sono riusciti, perché a Napoli c'è la democrazia, c'è il popolo che ha eletto il suo sindaco in modo democratico. Noi abbiamo difeso il territorio e l'unico risultato che hanno cercato di porre in essere è commissariare Bagnoli in modo illegale. È un abuso di potere, è una violazione di legge, è un crimine, e noi non consentiremo a nessuno di mettere le mani sulla città, né a Anastasi né al Presidente del Consiglio. Questa è una battaglia democratica che noi facciamo con molta umiltà, sapendo di essere Davide contro Golia, ma nel paese e in Italia c'è la democrazia e la pianificazione urbanistica la deve fare il comune. Anastasi in questo momento è un, come dire, è un commissario illegale, tant'è vero che noi abbiamo fatto ricorso. Questa è la sua opinione. Certo, è ovvio, mi chiamo Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, grazie, ex magistrato, quindi sono io, ci metto sempre la faccia, tutto possiamo dire. Grazie.